so che lo sai che si può mangiare più che mai i pancake. Ed è per questo che parto con il piatto pancake sì, con Robby, le banane. Direi che non sei molto bravo a cantare. Ragazzi, oggi su questo gioco dobbiamo creare il pancake più alto del mondo. Il super mega ultra pancake della vita. Per dare da mangiare a tutta questa gente. Sì, Robby, guarda. Ora voglio provare io. Anche perché, ragazzi, man mano che andiamo avanti bloccheremo tantissimi condimenti da poter mettere all'interno. Guarda qui come si fa un vero pancake, Robby. Tu come lo faresti un pancake, Dani? Io ci metterei tanta Nutella. Un pancake alla Nutella? Sì, a me piacciono tantissimo. Non lo so, non lo so, c'è di meglio, c'è di meglio rispetto al semplice pancake alla Nutella. Magari pancake, Nutella e panna. Anzi, vediamo i condimenti che possiamo sbloccare. A livello 5 ne sbloccheremo uno, quindi corriamo a livello 5. Vado, vado, questa volta è più difficile perché guardate, si alzano questi muri qui tipo sbarre. Oh, oh mamma mia. No! No, Dani, ma era impossibile! Non era impossibile, dovevi cambiare corsia. Ma, boh, vabbè. Ah, il gioco è fatto così, devi stare attento a dove metti i pancake. Noi piedi i pancake. Va bene. Guarda qui come si fanno i veri pancake. Guarda qui come si fanno i veri pancake. E poi ti puoi anche fermare a metà strada con i tuoi pancake per essere super super delicato. Qui abbiamo un muro. Sì, tasto verde, Robby. Ah, ok, l'hai capito. Come spiegare la tua maglia. È vero, è vero. Quindi io lo potevo sbloccare anche senza premere il tasto. Ragazzi, ovviamente poi alla fine del video voglio sapere chi è stato il più bravo a cucinare i pancake, eh. Ma senza ombra di dubbio io. Guarda quanti ne sto pigliando. E guarda dietro, c'è anche una più gigante che aspetta. Ah, quindi possiamo dare da mangiare al super mega tizio gigante. Dai, vediamo, che forse ce la faccio. Vediamo. Dai che ce la faccio. Oh, guarda! Oh, posso dare da mangiare al tizio gigante? Mangia, 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 mangia. Che bocca gigante che ha? Sembri tu a pranzo. No, la mia bocca non è, guarda, no, non è grande come quella. È la quantità di cibo che ti mangi. Ma non dire proprio fesserie, Robby. Non dire fesserie, Robby, sì, Dani, mangi un sacco. Allora, ora concentro. Oh, ci vuole tre. Gli zuccherini, ho preso tutto zuccherino, che ok. Che buono. E poi sono rosa come il mio colore preferito. Voilà. Vediamo se arrivo di nuovo fino a sopra. Vediamo. No, no, per poco. Per poco. Però ho riempito gli zuccherini e tutti sono stati felicissimi. Tocca a te, Dani. Oh oh, guarda qui, si inizia a farsi complicato. Allora, pancake. Pam pancake, papa. No, non ci credo. Non ci credo, Dani. No, sei, non ci credo. Sei finita sulla motosega che ti ha tagliato tutti i pancake. Non ci credo, non ci credo. Come hai potuto? I nostri pancake servivano a sfamare tutti i nostri amici. Vabbè, non ti preoccupare, Robby, guarda qui. Guarda qui quanto è piccola la tua montagna di pancake. Robby, ma mi sono sfuggiti, io giuro che mi ero impegnata. Posso dire una cosa, però? Non è colpa tua chi mette le motoseghe in mezzo alla strada. Esatto, però guarda, abbiamo sbloccato le fragole. Le fragole? Oh, voglio subito provare a prendere delle fragole. Oh, mamma allora mia, ma che sono queste? Tipo delle pistole di palle colorate. Allora, io mi chiedo una cosa, Dani. Ah. Ma in quale ristorante vivono questi tizi? Ok, pieno di zuccherini. Secondo me sembra molto una fabbrica di pancake. Sì, vabbè, con le palle rotanti che ti arrivano, che ti distruggono i pancake. Non ha senso. Ma mi sembra troppo. Tranquilla. Mi stava per prendere. Mi stava per prendere, ma non ho fatto come te che invece ti ha preso per davvero. Oh mamma mia, oh mamma mia, guarda come ti sta aspettando il gigante. Pop, 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 pop. Ma non penso di arrivarci. Sì, Robby, secondo me sì. No. Te l'ho detto, Dani. Ormai sono un maestro del pancake, mi rendo conto quando non ci posso arrivare. Oh oh, ma perché si fa sempre più difficile quando vado io? Vuoi fare pancake, non fragole? No, sì, pancake. Serve la base di pancake. Voi preferite i pancake o le fragole? Quante fragole adesso? Dani, stai per cadere in mare. Scusate, ma mi è venuto un urlo perché io non voglio perdere questo livello. Forse sto andando un po' troppo veloce. Sì, sì, stai decisamente andando troppo veloce. Adesso non spammerai neanche tutti quanti i nostri amici. Il gigante hai voglia, può morire secondo te quel gigante? Ma io voglio riuscire a dar da mangiare al gigante. Vediamo se possiamo sbloccare altri piatti. Sì, Robby, e abbiamo anche abbastanza soldi. Vado a sbloccare un piatto casuale. Oh,
voglio la mano, voglio la mano. No, la foglia. La foglia. Ok. Ma cosa serve la foglia? E niente, è un piatto. Ah, che carino però. Differente, ma vado qui, con due pancake e pure delle fragole. Hai visto, Dani? Così si fa, pancake e fragole. Fragole, fragole, fragole. E poi adesso pancake, perché dopo tante fragole ci vogliono i pancake. Ho capito la tua tecnica, Robby. È andare molto piano. Zucchero. Ma la cucina, Dani, è un'arte molto particolare. Se tu non sei una chef di pancake, non è colpa mia, eh? Ma Robby, cioè, in 8 anni che siamo fidanzati, 2 o 3 volte mi hai cucinati i pancake. E tu 0, quindi siamo comunque quanto alto? Oh, mamma mia, Robby, qua è difficilissimo. Bravo. Oh, mamma mia, guarda. Non ci arrivo lo stesso. Sì, ma... sì, ci arrivi, ci arrivi, ci arrivi. Ci arrivo, ci arrivo. Qua faccio così, Dani. Oh, abbiamo preso un sacco di soldi. Abbiamo preso davvero un sacco di soldi. Guarda il gigante. Guarda quanto ti sta pagando. Possiamo anche prenderci un altro piatto, lo sai? Guarda qui. Altro piatto. Li sbloccheremo. Secondo tutti. Me esce la paperella. Ma no, ma no. No, un pentolone da strega. Non lo so se mi piace il pentolone. No, neanche a me. Mi fa un po' schifo il pentolone. Però facciamo... forse esce alto, Robby. Facciamo lo stufato di pancake così. Boh, vediamo un po' cosa prendi esce. Prendi tutti. No, Robby, perché se vado veloce poi, ecco, rischio che qua mi vada tutto male. Ora, fragole. Io sto andando piano, sto seguendo la tua tecnica. Sì, sì, la mia tecnica. La tecnica precisa di alta precisione e alta cucina, Dani. Ecco, oh, no, hai preso tipo una sola fragola su 8. Ho paura qui, aspetta, 3, 2, via! Perché hai dimenticato l'1? Vabbè. Hai fatto 3, 2 e poi sei partita. Sì, sono partita e non riesco mai. Per poco, vai. Questo gioco mi sta facendo arrabbiare tantissimo. Sì, perché tu dovresti essere quella brava a cucinare, ma in realtà sei quella più scherza. Ragazzi, e voi ci avete mai giocato a questo gioco? Devo dire che è molto divertente. Soprattutto perché Dani è scarsa a cucinare e quindi io mi diverto a guardarla. Allora, se vai esattamente al centro, riesci a prenderli tutti e 4. È per questo che a me diventa super grande, Dani. Guarda. Oh, ne ho presi 3, hai visto? Bravo. Vai, vai, vai. Attenzione, 3, però, Robby. 2, 1, ora. No! No, no, non ci credo. La faccia, ora ti faccio vedere. Intanto tu non hai ancora mai sfamato il gigante, quindi qua faccio così. Guarda, faccio una così grande che arriva al cielo. Vai, arriva vai, al cielo, vai. Dani. Che cosa ci scommettiamo, Robby? Un bel pancake, io direi un bel pancake. Ok, va bene, va bene. Vai. Rischierò un pochettino, ma adesso vedrai, vedrai quanto esce alta. Esce altissima, altissimissimissimissima, con tutti i zuccherini. Secondo voi, buona. Ragazzi, ci riuscirà? Guarda quanto è alta, guarda quanto è alta, hai Dani, ragione. Guarda quanto è alta, Dani, guarda quanto è alta, Dani. Guarda quanto vado a sfamare il gigante. Wow. Beh. Bravissimo, Robby. Hai visto, così si cucina, amica. Amica, io. Ragazzi, mi raccomando, lasciate tanti like sotto a questo video, perché Robby si è impegnato davvero tantissimo. Esatto, non come te che ogni volta non riesci a sfamare il gigante. Però questa volta ci puoi riuscire, Dani. Credo davvero in te. Vediamo. Impegnarti con tutta te stessa e non devi andare su quei blocchi rotanti che ti fanno perdere tutto. Brava, questa qui, hai capito la tecnica. Oh, Robby, io qua ho paura. Sì, perché potresti a questo punto perdere tutto. Siamo qui 2 anni, Dani. E c'è un po' di ansia. Ora, ora. Vado, vado. Io lo sapevo, non ti dovevo. No, dovevi ascoltarmi invece. Quando io ho detto ora dovevi andare, ma tu aspettavi. Cos'è questo? Sì, vabbè, anche a te è capitato prima. Ora ci riprovo. Quando a me è andata male, Dani, io almeno ne ho sfamati 2, sono soltanto 1. Vabbè, io è che sono una persona molto ansiosa. Molto ansiosa, Dani, sei stata lì 15 minuti e poi hai fatto comunque una schifezza. Lo so, ma queste cose mi mettono... Non stare lì così vicino, ma vai, guarda! No! Sì, ti ho fatto avanzare. Non devi essere così ansiosa. Va bene, ma tanto non ci riesco, guarda. Oh, sì! Dai! Sì! È il tuo turno di salvare il gigante. Anche se con pochi pancake. Non importa, Robby. Avrà ancora fame questo poverino. Però ci sono riuscita, ragazzi. Grazie, grazie. Grazie a questo livello mi sa che possiamo sbloccare un altro piatto, Dani. Vediamo cosa esce. La paperella, voglio la paperella. Il calderone fa un po' schifo. No, la mano. Quella che volevo usare io. Allora, adesso metterò tutti i pancake sulla mia manina. Ok, prendo tutto, prendo tutto. Allora, qui c'è la cosa rosa, che non sappiamo ancora cosa
possa succedere se vai contro un muro. Penso che perdi tutto. Beh, no, Robby, si sfalda tutto e cade tutto. Qui così, andiamo in velocità. Guarda qui, con gli zuccheri. Ma poi mi fa troppo ridere il gigante, perché fa proprio così. Allora, penso che ci torna. Non so se ci torna un gigante. No, Robby. Per pochissimi, Vado. Ragazzi, siamo al livello 15. A livello 15, vi rendete conto? Chissà quanti livelli c'ha questo gioco. Secondo me Robby ne ha tipo 120. Perché 120? Boh, così. Ma perché devi mai, guarda. No. Sì, dai, Robby. Puoi rifarlo. Il livello non è riuscito. Puoi rifarlo senza problemi. Volevo sapere se si poteva andare in mare. Ora che mi ero concentrata. Sì, ora che mi ero concentrata mi faceva schifo col pancake. Ora puoi farlo anche meglio. Se non ci riesco. Vai, pancake. Come vai, pancake? Mica pancake si sente, Dani. Sì, sente il potere del... No. Sì, sente il potere della fame. Perché, cioè, gli ultimi due hanno avuto dei mirtilli e basta. Poverini. Fammi provare con le more adesso. Ora facciamo un piatto che inizia con solamente delle more. No, guarda, poi ci sono tipo dei coltelli affilati attaccati a quel muretto. Non so se ho preso qualcosa. Qui vado col verde. Non vedo niente. Non vedo niente, Dani. No, allora, si può andare in acqua. Però questa volta invece andiamo con una base pancake. Perché diciamo, forse è più solida, Robby. Sì, è più solida. E qui provo a prendere così tutto. Non so se ho preso qualcosa in realtà. Lo so, Robby. Io sono concentrata su un tutito che fa sotto e sopra. Così. Attenzione, Robby. Così. È un modo per farlo quello. No, Robby, ora non riuscirai a sfamare il gigante. Oh cacchio, ho un'idea. Vai via. No, non posso fallire il livello per rifarlo meglio. Allora, però... questo livello, guardate quanto si fanno più difficili. Allora. Ok, ma se con la mano vai contro. No, Robby, ora devi stare fermo. Sì, ma non siamo mai stati contro i rulli. Robby, vediamo cosa succede contro i rulli. Questa cosa ti mette troppo ansia a te. Vi giuro, ragazzi, non mi sento mai pronta. E niente. La palla. Oh mamma mia, ragazzi, vi giuro, ho tantissima paura di te. Il gigante avrà tanta fame. Basta, io non ci voglio più giocare a questo gioco. Allora, contro i rulli che succede? Niente, non succede niente perché non avevo niente in mano. Adesso ho un sacco di fragole a quanto pare. Robby, fai questo livello 17 perché io davvero non ci posso credere che sta vincendo il gioco contro di noi. Io che succede contro i rulli? Niente, mi fanno un massaggio i rulli. Vabbè, perché non avevo pancake, ovviamente. Robby, giuro che se il gioco questa volta rivince contro di noi, basta, io non ci giocherò mai più. Ok. Qui il verde, il ponte. Levatoio. Stai attento a quei coltelli. Ma, dovevi dirmelo prima, Dani. Ma no, ma questo, guarda, non mi fa andare. Ragazzi, è difficilissimo. No, non mi fa andare, non potevo fare niente contro quelle motoseghe. Allora, ci riproverò io, ragazzi. Allora, il potere dei like. Perfetto. Guarda, adesso un altro livello, mica è sempre lo stesso, adesso è cambiato. Quel livello era una truffa. Dici? Sì, quel livello era una truffa, era per farti capire che anche se perdi nella vita non succede niente. A volte si vince, a volte si perde, a volte si sfama il gigante fuffolone coccolone, altre volte no. Secondo me il gigante aveva fatto qualcosa di cattivo e quindi non l'hanno voluto sfamare. Non si merita i pancake, anche adesso non se li merita perché non ci arrivi. No, ragazzi, è veramente assurdo questo gioco. Allora, stiamo dopo questo per arrivare al livello 20, Dani. Il livello 20 sarà una cosa difficilissima secondo me. Già adesso sono diventati super complessi i livelli, bisogna fare tanta attenzione. Ma non è che è la mano che è tipo troppo difficile da controllare per fare i pancake? No. È la mano, Dani. Sì, è la mano, ma la mano si sta ferma, sei tu che la no, muovi. No, guarda come si muove la mano. Che schifo. Ah, il livello 20 devo sfamare il gigante. Il livello 20 è il livello del gigante proprio. Vai, Robby. Ok, concentrazione, vai piano. Così. Chi va piano va sano e sfama il gigante. Sei andato troppo veloce, Robby. Guarda, ora qua come fai? Ma non puoi fare niente perché ho preso troppi pancake a quanto pare. Ah, però ti si rimettono sopra, mi sa. No, non si rimettono sopra, sono io che ne ho presi 18 milioni, Dani. Ok, attenzione qui, qui è abbastanza semplice, non ho preso i zuccherini, però vabbè. Non ci sono altri pancake, come devo fare a sfamarlo il gigante? Ma non esistevano altri pancake, li ho presi tutti. Vabbè, ragazzi, se volete un altro episodio su questo gioco e per vedere se Dani riuscirà finalmente a sfamare il gigante prima o poi, lasciate un bel like. E noi ci rivediamo domani in un prossimo video. Ciao.